spero con dare le seccato, siccome era il giorno della scritta, c'era anche la cosa larga che veniva tutti i big dal mondo, sai, sta cosa qua del bene, avevano dirotto tutti gli spazzalini, quindi c'era anche lo spazzalino, quindi sono ripartito praticamente mercoledì mattina, penso. Ha iniziato a navigare il caso di il giorno di Pasqua 17, non ha smesso fino a martedì sera. Allora il gioco si ferma più, ma lo vedi dall'inizio, si dà. Sì, sì. Infatti là mi hanno raccontato d'inverno, io ci sono stato raramente d'inverno, però ci vado sempre. Se ne vede. Ah, 1,80 m, 1,93 m, così tutto all'improvviso. Scariche. Infatti è bello quello che caratteristico da quel punto di vista, solo che quello è un paese che più di una volta sono dovuti arrivare, prima che rifacessero la strada, sono dovuti arrivare le cotte dei carabinieri, dei vigili del fuoco e porterie, perché rimanevi bloccato, quello, Canzano e Palermo. Rimanevi bloccato. Ma pure voi ci sono parecchi paesi che... Cioè, per i turisti presi dal panico, presi dal panico. Ma senza abituato... Come fa a mandarsi io, padre? Sul muro a 17 km, metti in sci... Busta di plastica. Busta di plastica e vai, la dirta. Hai arrepico tempo da tutti. Sì, perché così non me ne scappo. Tu sei una di quella che è abituata a scrivere. Sì, io sono, sì, anche perché io sono economista, quindi è diverso l'approccio, non meno... ma ti volevo chiedere una cosa, io ho fatto un po' di questi corsi di database relazionale all'università, però quando non si può fare alcune cose che mi sembra un po'... cioè poi ci pensi, me le ricordo. Quelle che vengono chiamate le entità sono le tabelle? Sì, sì. È la stessa cosa? Le tabelle, le famose entità, tabella relazione, queste cose qua. Ormai non si usa più questo termine, perché era il termine originale che si accolta negli anni 70. Però qualsiasi libro che spieghi il database va bene, tanto la teoria è quella. Bene. Ma io zio, avevo delle slide dell'università, che non sono proprio essenziali, però più quelle che avevi fatto tu, però la parte su PHP o... No, c'ho anche quelle di MySQL, eh. Ah, ce l'hai? Sì, mo le metto. Niente, ma niente, sono degli estratti della carta di credito che hanno dato a Giovanni, perché questi qua che sono le spese che non si capiva, ma sono le spese quelle del tassì. No. Ah, la carta di credito. Carta di credito. Tassi, sì. Allora di ragione. No, aspetta, 30-10 non sono andata a Milano. È Fiat, 76 e 30. Non devi vedere la data da 10, vedi questa cosa la prima. 27. E che sono? Io sono andato 22 e 23 a Milano. E che sono? A meno che non li ci può stare, ci può stare come uno andato e uno ritorno, però è strano che è dato per azione del 20, ah no, ora per azione, no, io a Milano sono andato 22 e 22. Allora bisogna controllare. Io domani vado a fare il cambio della carta di credito che non la fa. Che oggi abbiamo firmato per il documento, solo questi due sono strani. Solo due sono strani, capito? Però la descrizione 144 cioè non si riesce a capire. È la stessa che compare. Vediamo se vedete domani, infatti lascialo qua sul coso di Giovanni, perché domani teniamo un banco e cercate di capire il diavolo. Sì. 144, scusa, non è il numero telefonico. 144, che cara, carta di credito è stata pagata 144. No, sa, prova a vedere su internet se quello è il numero telefonico di quelli bloccati. Però è strano che una è il 50% dell'altra. È strano che una è la metà dell'altra. Queste cazzo carte di credito. Porca miseria, questo è una già l'abbiamo dovuta bloccare e distruggere perché ci hanno preso dei soldi che per fortuna la banca c'è distruggendo. Per cosa? Sì, ma non lo sai dove l'hanno bucata? Lo sai dove l'hanno bucata? Sul sito di Trenitalia. Perché io avevo fatto due prenotazioni per lui per Milano per Trenitalia. Poi io quando sono andato a fare la denuncia, ma guarda, mi fa. E ho visto Trenitalia, ma l'avevo data subito prima, perché in sedi primi è venuto qua questa strada. È un sito che è bucato, abbiamo fatto pure la comunicazione. Però per esempio a me la carta di credito, quando lo controllavo ogni volta. Vabbè, devo mettere il codice quello dietro, si vede, però c'è un'altra password di sicurezza che scelgo io. Sì. In modo che se la prendono, almeno che online non puoi fare nulla. Non avendo la carta non puoi. Su Trenitalia no, invece. Su Trenitalia una volta che tu ci hai registrato la carta, che era registrata da prima, non la devi rimanere.
capito? Quindi però appena attacchi la transazione se ne in qualche modo intercettano praticamente il numero delle altre dritte, quindi come completo, e quindi visto che non devi mettere praticamente la passo, ma devi mettere solamente il 5, in qualche modo ti esca, come si chiama il, sì, come si chiama il codice segreto, quello di 5. E se vede che riescono a tarare pure quello, guarda. Infatti io per questo preferisco la prepagata, perché devo fare una cosa, ci metto sopra, devo spendere 1000 euro, ci metto 1000 e 10 euro. Pago, se me la danano, chi se ne frega. Ma se te danano quella che sta attaccata al conto, io c'ho, a notte mi arriva l'SMS a mezzanotte, le 1 e 2, ma se tu l'attivi e non usai l'SMS premium ed è durante un weekend, te devi danni i soldi, però intanto è una rottura di scatole, vai alla polizia postale, vai a fare la denuncia, vai in banca, vai quello, guarda. E poi è stranissimo perché sempre è stranissimo perché una volta per legislazione italiana, prima che passasse quella europea, i siti di commercio italiano non potevano memorizzare sui loro server la carta di credito del nemmeno criptata. Infatti i più grossi furti li facevano nei paesi anglosassoni, dove invece questo era permesso. Amazon gli hanno rubato i supermercati americani che non danno le carte, tutte queste cose. Poi invece è passata la legislazione, quando con la comunità europea è passata la legislazione che se voleva non c'era più questa limitazione. Anche, quindi l'Italia si è dovuta qua, quindi anche adesso molti siti memorizzano il numero di carte di credito. Infatti tu la prima volta ce la metti, poi la seconda volta ti dicono usala e ci metti solamente che cosa? Il CIN ci metti. Esatto, perché vuol dire che ce l'hanno memorizzata da qualche parte. E sta cosa non è bene, perché nonostante gli algoritmi di cifratura che vedremo, MDA, SHA, che poi è arrivato a 256 bit, e io ho scoperto che siti dove tu ci metti il codice cifrato e ti dire poi quello che c'è sta dentro. Capito? Ma infatti dopo uno studente, come si chiama, Stefano Buscaglia, che lui è un linuxiano, ha sviluppato tutto Linux, e lui mi ha detto, io così un giorno girando per internet ho trovato sto sito, avevo messo una cosa cifrata in formato MDA che si usa molto in PHP e me la decodificato, ho fatto cazzo. E non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Basta che non mi intossicate. Un paio di minuti devi poi entrare per fumare. Per capire bene, no? Noi facciamo queste tabelle, queste cose che comunque relazioniamo tra di loro. Poi alla fine dobbiamo fare le interrogazioni. Parte le interrogazioni, ok? Ma per arrivare dove poi? Alla schermata del sito. Esatto. Giusto? Giusto. Quindi su questo database tu dovrai costruire il sito che dici sto dentro televisori, marca, Samsung, tu te devi tirare fuori tutti quanti i prodotti che sono televisori, ma Samsung. Tutte queste relazioni che abbiamo fatto, perché tu col puntatore, io utunto, io li chiamo utunto le persone, no? Noi utenti, che devi dire che sono più stupidi, noi siamo stupidi quando navighiamo. Dobbiamo, cioè, nel click di televisori, poi mi apre una schermata di tutti i modelli dei televisori. E tutto ciò perché il percorso l'ho costruito io nel database. Esatto, nel database ho messo i dati con i puntatori in maniera corretta, quindi quando vado a fare le famose query di selezione che stasera cominciamo a vedere, io riesco a beccare esattamente il dato giusto. Come abbiamo visto l'altro giorno, vi ho fatto vedere velocemente con quelle due query di selezione. Sì, select, esatto. When, là ci stanno i puntatori messi in maniera corretta e i dati sono messi in maniera corretta. Quindi per capire bene, a ogni id identificatore che incrementa ci deve fare, cioè deve essere un PID. Esatto. Nella tabella collegata. Capire bene e questa è quella che stabilisce la relazione praticamente tra le due tabelle. Fa sì che lo strumento che stiamo utilizzando, oltre ad essere un database, cioè un gestore di dati, sia anche un gestore di dati relazionato, in cui i dati non sono messi così a piffero, ma in qualche modo esistono delle entità, le relazioni, che praticamente collegano i dati sparsi nelle varie tabelle. Se no qui facevi un bel megafoglio del Excel, ci mettevi tutto quanto sull'unica riga e stavi a posto. Solo che quando fai un megafoglio del Excel e ci hai messo dentro 65.000 record e 255 colonne, quando ci fai click vai, pranzi, ti prendi anche l'antipasto, il caffè, il dolce, torni, te lo stai a fare quelle selezioni.
E senti un'altra cosa, aspetta, volevo dirti. Ah, questo tipo di local server, che alla fine è un server locale, sì. Ok? Quanti utenti possono entrare all'interno prima che a un certo punto esplode? No, c'è il tuo, quello che c'è installato sulla tua macchina, questo lo usi per fare sviluppo, capito? Per questo fare... lo uso per fare lo sviluppo mio. Sì, esatto. Se tu sei dentro un'azienda, sicuramente c'è un sistemista che ti sta da un server. Se tu devi lavorare quattro e quattro persone e sviluppare un progetto comune, no? Ognuno c'ha il suo PC, c'ha questo installato sopra, poi come fare a passare i pezzi? No. Il sistemista installerà un server, ci installerà sopra il compilatore PHP, ci installerà sopra Apache, ci installerà sopra MySQL, e voi lavorate tutti sul server, quindi avete un'unica base di dati a cui accedete più persone. Quando entri dentro Easy PHP, il sito, vedi che c'hai due prodotti da scaricare, quello dev server, che è quello per i programmatori che lavorano da solo, e poi c'è quello che viene effettivamente installato sui server, che possono essere server web, ma anche server di sviluppo aziendale. Infatti, ma quello è un lavoro che fa il sistemista, che poi viene da te e dice: tu sei Massimo Di Paolo, il tuo account è questo, il database su cui devi lavorare insieme a quei tre è questo, okay. E poi accedere in contemporanea, quindi c'è chi progetterà la parte del magazzino, chi progetta la parte degli ordini, chi quella delle fatture, chi si occupa di scrivere codice, poi alla fine però convergere tutti dentro un unico database, no? Poi alla fine che fai? Ti do il mio, il pezzetto del mio, lo prendi, lo attacchi al tuo, no? È un disastro così, capito? Esiste però la figura del project manager, che cioè quello che gestisce il progetto, che fa un po' da raccordo, però servono degli strumenti, per esempio PHP non ti dà molto, Microsoft dentro Visual Studio, ci stanno delle versioni di Visual Studio che si chiamano Team, Visual Studio per team, cioè per gruppi di persone, dove là c'è sta il team leader, che praticamente è quello che tiene sotto controllo tutti, diciamo, come passi il pezzetto tu, quello prende per raccordi, è lui che gestisce tutto quanto, capito? È una persona che ha esperienza, tanti anni di lavoro alle spalle, tanti progetti, sì. E quindi fa un po' da capo progetto, quello che chiamano il capo progetto, per capirsi. Se no, se uno va di capoccia sola, gli fa un pezzo su una maglia, gli fa un pezzo su un'altra, lo andiamo a mettere insieme. Tipicamente il team leader ti dà anche indicazioni su come chiamare i campi, dice no, li codifichiamo. Allora tutta la parte, che ne so, magazzino ci avrà come codifica le tabelle, questa, e i campi devono essere così, tutta la parte ordine. Tu devi seguire quelle specifiche. Fai il txt non in cadura. Ti dà la regola, perché sennò altrimenti è casino. Io lo chiamo, che ne so, prodotti, qualcuno lo chiama, che ne so, marche, ma poi intende, no, qualche prodotto è la marca. Se capiamo, mettersi d'accordo sì, sulla sì. Terminologia che diamo agli oggetti, perché sennò non riusciamo più. Quindi. È un po' strano sul fatto del file, no? Il file che non trova a scaricare. Sì, è strano perché tutti gli altri li scarica, quindi non riesco a capire perché. Io infatti stasera ci sarà un if quando non è un'arma, vero? Lo sai che faccio stasera? Apro Google e mi date uno per uno la posta elettronica vostra, lo spedisco per posta elettronica direttamente. Io lo provo a mettere, però non vorrei che fosse. Ma non credo che debba essere zippato. No, magari fa un check se è raro, se è SQL, meglio mettere un'altra parte. No. Io non l'ho messo RAR per il semplice motivo che molti lavorando su Mac ci avete l'estrattore RAR su Mac. Se no io lo faccio RAR, non mi importa niente. Io lo faccio RAR e poi chi ce l'ha, chi ce l'ha. Non si esegue il RAR è per Windows, su Mac ci stanno altri tipi di programmi. Sì, però adesso io lo posso provare a salvarlo con WinRAR però in zip, in modo tale che mi sembra che il Mac lo legge in maniera naturale, poi lo faccio e lo metto. Ma qualcuno mi ha comprato la licenza di WinRAR? Io no, perché a me ogni volta lo chiedo, fidare al buon, mi sono chiesto qualcuno che ti altro esempio oltre a quello, perché compreresti la licenza? Perché WinRAR c'ha sotto anche tante altre cose che mi sa che questa qua che ti prendi gratuitamente non fai. Per esempio io una volta, non so se ce l'ha questa, non ho mai provato, la licenza di WinRAR, quella originale che paghi, praticamente puoi decomprimere, fare anche dei mini cose per fargli fare la decompressione di centinaia di migliaia di file in contemporanea. Per esempio tu c'hai un elenco di documenti che devi zippare, no? E te metti a farlo normale.
No, mi sembra che l'ha detto, c'è una cosa che tu selezioni tutta una cartella, la vuoi selezionare un gruppo di file. Ci sta anche in base, il Lenton sta anche in base. E ti fa tutti in zip, addirittura ti fa le cartelle separate per quelli che sono originali e quelli zippati. Insomma, fa delle cosette in più, fondamentalmente. Poi, francamente, non l'ho mai pagato perché pure WinZip pure. Forse WinZip adesso non si può più installare senza che lo paghi. Io mi ero comprato molto questi qui, tutti ho craccato per me. Non sai che io ho scoperto, esiste il crack per Adobe CS6, sì, la MT Lib, solo che se tu vai a vedere la MT Lib originale come peso e la MT Lib quella craccata, non è quella originale, mi sembra è tipo ben scarso un mega, quella invece craccata sono circa 2,5 mega, quindi mi sembra che lì dentro ci avranno messo qualche piscione. Io per craccare il mio modem Weaver, per esempio, infatti io sempre ho scoperto, un giorno ho fatto proprio un test. Prima del crack, vedete dentro i processi di sistema, apre Windows dei processi SVC host, no? Ce ne sono un certo numero, che sono quelli che sono gestiti dal sistema. Appena ho messo il crack dentro, cosa me ne ha aperto uno in più dei due processi, dentro la gestione dei processi. Quindi ce ne deve essere qualcosa. Però devi ingannare, alla fine c'è un crack per cui vivere, fingi di avere messo in base per sempre. Ma il crack praticamente è un generatore di numeri casuali, fondamentalmente. Come lo è Windows Loader per poter cambiare il codice identificativo di Windows. Se tu lo installi e c'hai Avast, ti dà il codice di Windows. No, tu c'è magari quella quel programma che ti dice il identificatore dell'installazione di Windows. Cioè che te lo controllo. Quindi si crea una versione. Un codice che è adatto a quella versione di Windows che c'è sopra, che è diverso il codice a seconda se è una versione professional, che fa in contrasto. E questi praticamente Avast lo vede con virus e lo segue. Lo lanci, parte Avast, pure se gli cambi nome, lo prende e te lo segue. Ah, quindi posso installare Netflix qua e volevo provare. È un editor gratuito che è dato per Java, ma adesso c'è praticamente per tutto. Giusti editor. Non ti confondi, scusa. E tu che mi sei a casa con Anna? Braga. Sai che c'è che questo Netflix? Ok. Allora, brevemente, vediamo, vi do come esercizio da sviluppare la parte praticamente che riguarda la parte gestione fatture che poi attaccheremo. Non so in che spazio la farò entrare, se mi ha ridotto lo schermo, però ci proviamo. Intanto vi do la parte che gestisce le fatture, ok? Allora, senti, con la classificazione immagini in questo flow vediamo. Allora. Innanzitutto, la parte che vede il cliente quando entra su un negozio online, la prima cosa che fa si registra, giustamente, perché deve dare i suoi dati per poter emettere l'ordine, quindi sapere dove spedire i prodotti e soprattutto a chi impostare la fattura. Innanzitutto ci sarà sicuramente una tipologia cliente, perché la tipologia cliente indica se sei un utente finale oppure un soggetto giuridico, cioè un libero professionista o un'azienda, quindi se sei o meno dotato di partita IVA, perché se sei dotato o meno di partita IVA io ti devo fare una fattura e ti ci devo mettere l'IVA, la partita IVA, se no ti ci devo mettere il codice fiscale. Chiaro? Non cambia niente dal punto di vista dei costi, tanto gli utenti finali pagano l'IVA e non sa cosa scaricare, fondamentalmente. Ma in tipologia cliente, quindi tanto se sei azienda o cliente, dove andrebbe, che ne so, se sei un dipendente che c'è sconti, quindi non devi in tipologia cliente? No, tipologia cliente tu lo metti, quando metti il cliente, l'anagrafica del cliente, lì dentro decidi come gestire questa anagrafica, per vedere, potrebbe anche essere, che ne so, potrebbe essere un cliente interno, nel senso che è un dipendente del centro commerciale, quindi lui ha uno sconto particolare oppure un cliente esterno, ma tipicamente la tipologia cliente indica solamente se sei un utente finale o un utente a partita IVA. In teoria questa tabella, vista che conterranno, lì qualcuno non si inventa qualche altra tipologia utente, non si inventerà qualcosa, potrebbe anche essere omessa, tu potresti studiare due numeri, uno e due, che ti identifica, uno utente finale e due praticamente la cosa.
Fondamentalmente questa, l'identificazione della tipologia cliente serve per cambiare la maschera dove tu vai a fare dalla rete delle informazioni. Se scegli azienda, ti compare il campo partita IVA e codice fiscale, e quindi ti comparirà sede legale e dove e sede operativa dove spedire il prodotto. Se sei invece un cliente finale, ti comparirà solamente il codice fiscale e l'indirizzo, perché ovviamente io a casa che acquisto un televisore me lo faccio spedire a casa. Certo. Non è che me lo faccio spedire qui, altro me lo carico sulle spalle e me lo porto a casa. Diciamo, è differente la cosa, no? Quindi tipologia cliente c'ha soprattutto questo scopo, identificare se l'utente finale, la cosa fino del fiscale, e sapere dove spedire praticamente le... Quindi possiamo fare un booleano in teoria, secondo lui. In teoria potresti mettere un campo booleano 0-1, 0 utente finale, 1 è un utente, però conviene utilizzare una tabellina a parte oppure anche un codice numerico, perché forse qualcuno si potrebbe inventare qualche altra tipologia di cliente: ministero, ente straniero, ambasciata, consolato. Sì, quelle sono sempre le IVA. Queste cose là che sono esenti IVA, queste cose qua. Diciamo che tipologia cliente fondamentalmente serve a queste due cose, ma ci potrei un giorno inserire altre cose dentro, ok? Poi c'è l'anagrafica del cliente. Mm-hmm. E qui dentro lo sono sbizzate come gli pare, fondamentalmente. Oltre a metterci il classico nome, cognome, indirizzo, GAP, città, provincia, codice fiscale, il sesso. Noi quando facemmo Flashmob a fine anni 90 ci chiedono anche di fare una profilazione cliente molto, molto particolare, mettere anche l'attività lavorativa. Formalmente Prignano disse: siccome ci faranno tanta pubblicità perché è il primo mall italiano, se vediamo scritto giornalista in qualche modo gli facciamo scavalcare la fila, gli facciamo arrivare l'autobio, gli fanno una, praticamente, una recensione. Quindi mi chiedono che lo facciamo, scritto giornalista e doveva essere evaso, che ne so, del pomeriggio, e veniva evaso subito perché il giornalista può scrivere una bella recensione su quello. Se è un avvocato fai i controlli due volte, perché se gli mandi un pezzo apposta l'altro ti rispetta la causa per capire cose di questo genere. Però persone importanti, infatti poi a dire Flash è stato premiato dal Ministero dell'Industria come il miglior sistema di commercio elettronico italiano, con un sacco di premi, ma sotto c'erano degli scamotaggi dal punto di vista del marketing. Quindi se compriamo l'altro non devo mettere altro, ma mettere... Se il Papa ti ordina uno stelo glielo mandi per prima, anche se sta in mia posizione millesima praticamente nella lista dei Papa. Quindi nell'anagrafica cliente potete sbizzarvi come vi pare. Per esempio noi tenevamo anche traccia della famiglia, se era sposato, la moglie che aveva, quali erano i suoi gusti, i figli, se erano maschi o femmine, l'età. Perché quando si arrivava sotto le feste tipo Natale, ah guarda, c'è una bellissima offerta per i tuoi due bambini, perché io ho visto che c'hai i tuoi figli con una maschera femmina sotto i 10 anni, fasce d'età, e quindi ti propongo questi prodotti a un prezzo scontato. Pure quello è marketing, che poi la fanno. Quindi la profilazione della ragazza del cliente è proprio, potete passarci anche settimane a pensare quello che volete mettere. L'importante però è che ci siano le informazioni fondamentali: nome, cognome, indirizzo, GAP. Di solito l'indirizzo, il CAP, la località, si allaccia a un database esterno che tipicamente si compra, quello del... addirittura o si compra quello dell'intero pianeta che lo vendono, o basta pure quello dell'Italia che tu devi, che almeno è sempre aggiornato, addirittura ti colleghi banca dati online in modo tale che è sempre aggiornato, nel senso che se fanno un quartiere nuovo, una via nuova, tu subito ti accedi, capito? Quindi nell'anagrafica cliente potete fare questo mondo e quell'altro. Il cliente ha un suo codice, quindi sicuramente poi ci sarà una tabella dove vengono fatti gli ordini. L'ordine ha fondamentalmente un ID, come al solito, che lo identifica univocamente. ID ordine. Poi, l'ID tipicamente dipende com'è la gestione fiscale praticamente dell'azienda, perché un conto è l'ID ordine come chiave primaria, che quindi si autoincrementa e al cambiare dell'anno non lo puoi stoppare, di cominciare da uno. Alla fine dell'anno sei arrivato a 400.412, al primo giorno dell'anno successivo è 413 punti.
Quindi qualcuno ci mette lì di ordine e lo utilizza come riferimento proprio fiscale dell'ordine, sai, quello che devi mettere sulla bolla. Qualcuno invece per motivi di gestione ci vuole, mette anche un progressivo ordine, che potrebbe anche essere lì di ordine seguito, che ne so, dalla data e da un'altra cosa. Quindi in teoria qui dentro voi dovreste pensare di generare anche un progressivo ordine, che tipicamente non è un campo numerico, ma è un campo alfanumerico. Quindi sarà un bar chart che all'interno ci avrà, che ne so, l'ordine di ordine 420, la data 2015, 11, 17 e qualcos'altro. Ma non è detto, dipende dalla gestione fiscale praticamente dell'azienda. Poi ci sarà, sicuramente c'è una data ordine. Allora, la data ordine, io oggi l'ordine lo faccio oggi, no? Poi ci sarà sicuramente una data evasione ordine, che più che altro è un campo, perché non dare scrivo in teoria li dovrei scrivere così, però ora li sto scrivendo come codice, perché tipicamente oltre alla data dell'ordine io voglio sapere anche quando deve essere evasa, perché ovviamente gli ordini per regola sui siti c'è scritto l'ordine viene evaso entro 48 ore, quindi data la data dell'ordine io ci aggiungo più 2 e so quando verrà evaso, giusto? Perché se è una data in Excel aggiungete un numero, ottenete un'altra data, con che è praticamente la data di quel numero spostato. Sì. Se tu fai 2 colonne, una data e un numero, e affianca un'altra colonna data e poi fa la somma dei 2, ottieni come risultato la data più quel numero del giorno. Quindi se è 28 febbraio tieni 2 marzo, quindi lo scavalla pure da solo. Poi c'è praticamente lo stato dell'ordine. Lo stato dell'ordine non può essere un campo booleano, perché l'ordine purtroppo non ha solamente 2 stati, evaso, non evaso. Ha uno stato evaso, uno stato non evaso, uno stato parzialmente evaso, perché uno potrebbe ordinare 10 cose, poi sapete che per legge c'ha un tot tempo per poter ripensarci. Cioè, ho ordinato 10 cose, queste 2 non le voglio più, perché mi sono accorto che l'ho trovata con un prezzo migliore da un'altra parte, quindi rivado sull'ordine e le ripeto. Quindi evaso, parzialmente evaso, non evaso, evaso, parzialmente evaso oppure annullato, se uno decide che praticamente non può fare più niente, non può più niente. Quindi questo praticamente io vi consiglierei: o utilizzate un campo chart, cioè mettete la sigla e quello che vi pare, e quindi poi siete voi che dal punto di vista logico, quando fate scrivere il codice, fate if è stato evaso, then lì dentro c'è scrivo e, if invece non è stato parzialmente evaso c'è scrivo p, cose di questo genere. Oppure qui dentro ci va come al solito un puntatore, una tabellina esterna dove io dentro catalogherò tutti gli stati dell'ordine. Mi farò una tabellina esterna con 3, 4, 5 quando i suoi campi che mi richiede la mia gestione, perlomeno il cliente gestisce praticamente. Quindi il suo. Che dico? Stato ordine ha un PID? No, qui dentro tu ci avrai un PID, che ne so, stato, e da qualche parte ci avrai una tabellina con il di stato, e quindi ci avrai 1 evaso, 2 non evaso, 3 parzialmente evaso, 4 annullato, chiuso. E qui dentro ci avrai un numeretto. Quello poi decidete voi come farlo, Non capite, però è una bella proprio semplicemente l'inserimento in quella tabella là, senza neanche un'altra. È uguale, ovviamente non si mette mai, però se volete lo potete fare, non è un errore. Qualcuno addirittura ci mette proprio delle parole, scritte sempre in maiuscolo, scritte sempre in minuscolo, evaso, non evaso, parzialmente evaso, quello che volete, quindi mette delle regole quando vai a scrivere il software. Qui adesso è finito, è finito perché questo è l'ordine in generale,
Poi ogni ordine ha al suo interno diverse righe, perché ho detto posso fare un ordine e ordinare un solo articolo, posso fare un ordine e ordinarne 50. Quindi io ci avrò una tabella.